Buongiorno a tutti, grazie per l'occasione. Semplicemente ritornare in mezzo alla strada dopo 2 anni di pandemia che ci ha portato con la manifestazione online, quindi riprendere il contatto con le persone, perché la finalità è quella, attraverso una minima donazione nell'acquisto dei sacchetti di zuppa, per permettere quest'inverno l'erogazione di 10.000 zuppe, pasti caldi e senza fissa dimora. Non siamo gli unici in rappresentanza di Fondazione Progetto Arca al sud a Napoli, ma ci sono le cucine mobili come la nostra a Bari, a Roma, a Milano, a Torino, che in questo stesso istante nelle varie piazze di queste città stanno facendo quello che stiamo facendo noi adesso. Angeli di Sada Villanova adesso tra un mese festeggia 10 anni di servizio sulla strada, uscendo il lunedì e adesso con la cucina mobile anche il martedì e o il mercoledì. Purtroppo notiamo, ma non è soltanto un sentire personale, notiamo un aumento delle problematiche, e usiamo un eufemismo, riferite alla situazione contingente economica, nazionale e direi mondiale. Ciò significa che chi veniva prima a prendere durante i nostri giri di distribuzione di un pasto caldo la sera d'inverno o diciamo un pasto freddo d'estate, non sono più quelli che noi conosciamo come gli invisibili che definisce Marco Berin, ma stanno aumentando perché si sta livellando la povertà. Ma è uscito giorni fa sia le ultime notizie del Censis, sia per quanto riguarda anche il discorso dei centri di ascolto della Caritas italiana, che hanno evidenziato l'aumento della povertà. Certo.